Ciao, bellissimo. Sono venuta ad augurarti buon compleanno. Accidenti. Io non ti ho invitata, Julie. Mi era sembrato strano. Ma è così che funziona. Per andare a una festa devi essere invitato. Oh. Sono arrabbiata con te, stronzo. Abbiamo fatto l'amore 4 volte l'altra notte. Ed è buono? 2 è buono. 3 è molto buono. Ma 4. 4 è buonino? 4 è. Quattro è cosa? Abbracciami. Poi giuro che me ne vado, così potrai tornare a parlare con quella brunetta carina. E 4 è cosa? Non mi interessano i tuoi amici mondani, li conoscevo tutti quando lo ero anch'io. 4 è cosa? Sembra una falena, David. Una falena? A volte mi preoccupo per te. Ho paura che arrivi qualche furbetta con un grosso ridicolo cappotto e che ti si rigiri come vuole. Così io perderò il mio amico e niente più cenette al brodo di gallina per noi due. Ok. Accidenti. Quando mi telefoni, non dire presto. Odio quando dici presto. Dov'è Debbie? Ecco che fine ha fatto il tuo carro. Una chitarra fracassata messa in una vetrinetta appesa alla parete nella casa del riccone. In realtà è stato un regalo. Mi piace. Ciao, come andiamo? Ehi, 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 ehi. Come hai avuto tutta questa roba? Questo appartamento, questa vita? Ah, capisco. Che ne diresti di darmi una mano? Beh, se non ti sto seccando. Tu tanto, ma il cibo è buono. Vedi, ho un piccolo problema, c'è una che mi perseguita. Non sembra una minaccia mortale. Mi serve una copertura. Devi fingere che stiamo avendo una conversazione brillante e che ti stai divertendo selvaggiamente. Lo so che è dura. Farò uno sforzo. Dall'altra parte della stanza e con gli occhi mi sta facendo un buco nella schiena, giusto? Vestito rosso, sandali da sera? Sì. È vero, ti sta fissando. Grazie. Sembra che stia diventando sempre più triste. È la ragazza più infelice che abbia mai tenuto in mano un martino.